Ciao, sono Kiko di B00 e in questo episodio di Java in 2 minuti vi continuerò a spiegare i costrutti interattivi, in particolare il for. Il for viene utilizzato per ripetere certe istruzioni per un numero finito di volte e la sintassi è la seguente: for inizializzazione, punto virgola terminazione, punto virgola incremento, fra parentesi grafi istruzioni. Per inizializzazione intendiamo l'espressione che serve per inizializzare il loop ed eseguita una sola volta, all'avvio del loop. Essa può essere int i uguale a 0. Per terminazione invece intendiamo specificare fino a quale condizione il ciclo deve continuare, per esempio se vogliamo ripetere delle istruzioni per 10 volte scriveremo i minore di 10. Infine per incremento intendiamo specificare di quanto deve essere incrementata la variabile dichiarata nell'inizializzazione. Per esempio potremmo stampare tutti i numeri dispari di un array di int in questo modo. Innanzitutto dichiariamo ed inizializziamo un array e assegniamo dei numeri da 1 a 10, per farlo scriviamo int aperta parentesi quadra, chiuso parentesi quadra numeri uguale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fra parentesi grafe. I numeri delle parentesi grafe sono i valori che verranno inseriti all'interno dell'array. Poi creiamo il for con inizializzazione int i uguale a 0, terminazione i minore di 10 e incremento di i uguale a i più 2. Come istruzioni scriveremo system.println numeri fra parentesi quadri i. Eseguendo il programma come output avremo 1, 3, 5, 7 e 9. C'è un altro costrutto chiamato for each, che serve per passare ogni singolo elemento dell'array, e per il nostro esempio si dichiara in questo modo: for int i, due punti numeri, system.println numeri, fra parentesi quadre i. In questo modo abbiamo che l'elemento corrente dell'array numeri è rappresentato da i, che è un intero, ed eseguendo il programma ci verranno stampati tutti i numeri da 1 a 10. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso, puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.